Buon pomeriggio e ben ritrovati la Social TV, il salotto della libreria Bocca. Ricostruire senza sosta la speranza. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano, iniziata il 14 settembre 2020 e prosegue tutto il 2021, la settimana della Social TV è da domenica a giovedì, con ormai 3-4 incontri fissi quotidiani. Abbiamo le nostre rubriche da domenica a giovedì e praticamente abbiamo tantissime collaborazioni esterne. Oggi è il caso di ringraziare Tommaso Gobbi di Chiare e Lettere e sono qui in compagnia con Roberto Bassoli. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Giorgio, grazie mille per questo graditissimo invito e buon pomeriggio a tutte le persone che gentilmente ci stanno seguendo in questo momento. Allora, Roberto, partiamo in quarta, facciamo subito vedere la copertina del tuo volume, La Sindrome di Bosch, Intrecci Edizione. Comunque tu fai parte degli autori Chiare Lettere, questa rubrica è iniziata grazie alla collaborazione con Tommaso Gobbi. E allora qui c'è un doppio piacere in un unico libro. Intanto si parla di un trittico, che è il trittico di Antwerp, di Hieronymus Bosch. E tu lo intrecci all'interno di questo thriller, di questo romanzo, che parte tra l'altro dalla seconda guerra mondiale, anzi, un filino prima, 44, anzi, ci siamo in mezzo, siamo praticamente a Mauthausen, un centro, un campo di concentramento, ecco, mi veniva centro, concentramento, campo, ecco, ormai è pomeriggio inoltrato e la stanchezza si fa Si fa sentire. sentire. E si fa sentire. E praticamente, tra l'altro, lo intrecci molto bene. Io non voglio fare gaffe, non pronuncio i nomi dei tuoi personaggi, ma tanto tu sei l'autore e ovviamente adesso ci darai tutte le delucidazioni. Ma la cosa che mi è piaciuta molto in questa sinossi che ho letto è questo intreccio: 44, poi si passa al giorno d'oggi e ovviamente gli intrecci familiari, gli alberi genealogici di diverse persone che ovviamente sono i protagonisti del tuo libro si rintrecciano al giorno d'oggi e praticamente tutto appunto è concentrato su questa straordinaria opera d'arte. Ovviamente immancabile c'è anche il collezionista ricco, potente, anonimato fino a un certo punto, viene detto il signore, poi viene fuori nome e cognome e praticamente ci si ritrova nei soggiorni di questa lussuosa casa dimora dove poi è custodito il dipinto. E tra ricatti e non, per non svelare quelli che sono praticamente i parenti degli attuali personaggi del tuo romanzo, tra ricatti e mica ricatti, insomma, si sviluppa tutta la storia di questo avvincente libro. Allora, senza svelare troppo, magari però dicendo anche i nomi, che così almeno la storia diventa un Ecco. attimino più chiara, entriamo nelle pagine della Sindrome di Bosch. Bene, come hai giustamente anticipato, la sindrome di Bosch è a tutti gli effetti un thriller. Un thriller che costruisce la sua architettura su quest'opera fantomatica. Dico fantomatica perché è ovviamente un'opera che io ho inventato il famoso trittico di Antwerpen, fantomatico in quanto gli storici dell'arte sono divisi sul fatto che possa essere o meno stata dipinta dal grandissimo Hieronymus Bosch all'inizio del 1500 oppure da un emulatore o addirittura che non sia mai nemmeno esistita. Come ti dicevo, è un'opera, questo trittico è un'opera che io ho inventato, un'opera di fantasia. Però, se noi consideriamo che delle 70 opere potenzialmente attribuite al pennello di Bosch, molte sono scomparse, quindi sparite, divorate dalla fame del tempo, dalla furia religiosa degli iconoclasti, o addirittura proprio semplicemente volatilizzatesi. Io ho pensato per quale motivo non ragionare su quello che poteva essere realmente un'opera di Bosch.
Detto ciò, anticipato ciò, devo ammettere che i personaggi, non è che possa, adesso considerato il fatto appunto che è un thriller, non è che possa raccontare tantissimo per non della sorpresa, del colpo di scena di cui comunque il romanzo è molto ricco. I personaggi che lo animano sono tutti alla ricerca di questa famigerata, fatidica opera di Bosch. Ognuno con un motivo differente rispetto all'altro. Quindi ci sarà chi la cerca per denaro, chi per potere, chi ancora per degli altri scopi addirittura ancora più oscuri. E il protagonista, lo svizzero Alexander Keller, uno storico dell'arte tra i più famosi al mondo, specializzato soprattutto nel campo delle attribuzioni dei dipinti dubbi, si troverà catapultata all'interno delle trame costruite da tutti questi personaggi e si troverà a dover vivere delle disavventure che lo porteranno in giro per l'Europa a rischio della propria stessa vita e dei propri equilibri mentali. La storia ha un prologo nel 1944, proprio perché si comincia con la conoscenza di quello che sarà poi un personaggio abbastanza importante nel corso del romanzo, anche se non apparirà continuamente, anzi, è un personaggio molto, molto per le pagine. Ed è uno storico dell'arte anch'esso. Si trova, suo malgrado, rinchiuso nel campo di concentramento di Mauthausen. E lì farà un incontro che cambierà il suo destino immediato e in fondo anche il destino delle persone che poi al giorno d'oggi si metteranno alla ricerca del trittico di Antwerpen. Devo essere sincero, la sinossi al tuo libro è molto incalzante, fa veramente venire voglia di leggerlo. A parte appunto questi nomi un po' impronunciabili, ma cerchiamo di dirne qualcuno, correggimi se sbaglio, c'è questo Prego. Jacob Rosendahl, che diciamo è uno dei personaggi principali storico, che poi si ritrova in appunto catapultato ai giorni d'oggi con un nipote o un figlio o un parente, insomma, un parente. Poi c'è anche la questione del nostro personaggio femminile che poi affiancherà il personaggio maschile dei giorni nostri per la ricerca. E devo dire che è veramente molto incalzante. Se hai tenuto questo livello di attenzione, devono essere pagine veramente avvincenti. E poi c'è questa capatina in un museo straordinario che è il Museo del Prado. Io poi ho avuto la fortuna di vederlo lo stesso anno, a pochi mesi di distanza, e devo dire che era un piacere uscire e entrare continuamente anche due volte nella stessa giornata. E poi la cosa bella quando vado nei musei è vedere, visto che io poi faccio passeggiate, non è che mi fermo, sto lì 15 ore o Certo. 20 o 20 anni, è vedere se mi ricordo dove trovo determinate opere. Se mi ricordo la parete, l'ubicazione e la stanza, perché ovviamente poi quando sei in presenza di certi capolavori, e ovviamente al Prado è immancabile la sala dedicata alle opere di Bosch, poi autografo, neon autografo, e quando sei davanti a un capolavoro Certo. e quando senti una sinfonia suonata in modo strepitoso, poco c'entra poi se lì c'è Tizio Caio Sempronio, quando la musica è bella, è suonata bene, arriva e quindi diciamo che l'attribuzione poco importa. Ed è quello che penso un po' anche delle grandi opere d'arte. Poi, ovviamente, c'è da dire che quando si suona bene, si dipinge bene, dietro c'è sempre il nome di un maestro. Quindi. Certamente, anche se dobbiamo ricordare che Hieronymus Bosch ebbe all'epoca uno stuolo di emulatori, alcuni dei quali veramente molto molto dotati. Patissier, ma ce ne sono tanti altri. Per cui, tutto
tutto ciò che riguarda questo meraviglioso pittore colpisce l'occhio, colpisce la sensibilità, anche se l'attribuzione non è certa, anche se il dipinto in realtà potrebbe non essere suo. Mi viene in mente il trittico del Giudizio Universale, custodito in un museo a Bruges, che pare non. Ah, è sicuro che non sia suo, ma che sia un abilissimo amalgama di idee di Bosch fatte però all'interno della sua bottega da altri. È anche vero che nel momento stesso in cui ci si trova di fronte un'opera realizzata effettivamente dal grandissimo pittore, adesso parliamo di Bosch, ma potrebbe essere chiunque altro, l'impatto è veramente molto forte, molto più forte che non trovarsi di fronte all'opera, per quanto apprezzabilissima, di un emulatore. E io Certo. rammento quando sono stato effettivamente al Prado, mi sono fermato circa un'ora ad ammirare il trittico del Giardino delle Delizie, quest'opera molto grande di Bosch, e non riuscivo più a venire via. Ero stato quasi colpito da quella che è la sindrome di Stendhal. E veramente un impatto emotivo molto forte. Immagino, immagino. Tra l'altro, eccolo qua, così lo vediamo, diamo un po' un riferimento. Senti, io volevo farti un po' di domande perché sono un po' curioso, Roberto. Allora, Prego. tu sei classe 61, si può dire, perché tanto sei un maschietto, esperto in marketing di comunicazione, pianista e giornalista. Quindi, voglio dire, hai già la dote della musica e la musica è la chiave di volta di tutte le arti. Anche io ho a che fare con tantissimi pittori, quando c'è di mezzo la musica, nel senso che sono o esperti o appassionati o sanno addirittura suonare, hanno tutto un altro genere di arte, partono da un gradino più alto rispetto a questa scala. Autori o autore ovviamente di numerosi articoli di settore, ma hai scritto anche altri libri, almeno nella tua biografia ne sono citati tre. Ovviamente sempre legati al thriller, le Idi di luglio, le sette danze francesi, il thriller Il figlio del tramonto. Ecco, come si abbina questo genere di scrittura con il tuo lavoro? Quanto c'è di cose che ti accadono nel quotidiano all'interno dei tuoi scritti? Allora, considerato il fatto io appunto sono autore di thriller, ringraziando Dio, non mi capita quasi niente di quello che succede ai personaggi dei miei libri, perché altrimenti sarei veramente spesso in pericolo. No, la mia vita in realtà è molto più tranquilla. Sono sempre stato un lettore accanitissimo di questo genere di narrativa dell'evasione, per cui mi è rimasto comunque dentro. In realtà no, delle mie esperienze professionali non c'è tanto, se non un po' di tecnica di scrittura creativa, che quella si impara appunto studiando comunicazione. Ma per fortuna delle vicende di cui io faccio menzione non mi è successo ancora niente, spero che non mi succeda. No, vabbè, quindi voglio dire, il punto di spunto viene dalla lettura del genere che comunque a te piace. E come ti è nata questa idea di inserire l'opera d'arte? Questa, che poi, tra l'altro, non so se tu lo sai, ma tu sei partito da un punto di partenza usato dai grandi falsari, nel senso che non bisogna mai, i grandi falsari del passato non hanno mai replicato opere realmente presenti sul mercato, si sono sempre dati praticamente hanno fatto sempre riferimento alle fonti per prendere opere che dalle fonti risultavano comunque sparite o comunque scomparse, non si sa bene Certo. come, e sicuramente molte di queste scomparse sono attribuite al periodo che tu hai preso in esame. Sicuramente l'Olocausto, la Seconda Guerra Mondiale è stata fonte di molte sparizioni,
senza lasciare traccia. E da qui poi sul mercato, magicamente, in una cantina, in un solaio, dietro una parete, è venuto fuori un quadro di cui le fonti hanno sempre parlato, ma di cui nessuno ha visto un'opera, un'immagine, soprattutto un'immagine. Sì. Ed è lì che i falsari navigano a vele spiegate nei mari dell'arte certo. Antica e contemporanea. Certamente, sì, se un falsario è un abile pittore ed un artista dotato di grande sensibilità, può riprodurre molto fedelmente l'opera di un grande maestro, senza dover copiare l'originale, anche perché copiare l'originale lo esporrebbe comunque a essere smascherato abbastanza facilmente. Invece un'opera sparita e poi improvvisamente ritrovata, che so io, nelle cantine di un monastero su una sierra spagnola, allora a questo punto è molto più difficile riuscire a individuare la realtà e la linea di confine tra realtà e falsificazione. E questo mette comunque un po' alla prova anche gli esperti delle attribuzioni. Esatto. C'è un film molto interessante, non so se tu l'abbia visto, si chiama The Monument Man, che parla appunto di un gruppo di storici dell'arte americani durante il secondo conflitto mondiale, che quasi al termine della guerra vengono mandati in Germania, in Francia, alla ricerca delle opere trafugate dai nazisti. E molto interessante il fatto che appunto ne sono state ritrovate davvero tantissime nascoste dentro bunker, nascoste in residenze private, e sono state investigate proprio per capire se effettivamente erano dei grandi maestri oppure erano dei falsi. Esatto, è proprio quello. Senti, Roberto, appunto, adesso come ti ha colto a te questo periodo particolare che stiamo vivendo, sia dal punto di vista creativo, quindi della scrittura, che dal punto di vista lavorativo? Ormai siamo in balia da un anno e rotti, quasi un anno e quasi 13-14 mesi, facendo proprio i conti della serva. Tu come hai reagito inizialmente e cosa stai facendo oggi? Allora, inizialmente, se devo essere sincero, visto che io sono un animale sociale, ho reagito abbastanza male. Ma non solo per quello che è la privazione della libertà individuale, nel non poter incontrare le persone, non poter avere un rapporto umano molto, molto più stretto, ma anche per la preoccupazione relativa a quello che stava effettivamente accadendo. Ogni giorno purtroppo vediamo che questa epidemia miete un numero impressionante di vittime, non calano, e questo mi ha profondamente colpito. È stato un dispiacere molto, molto forte, questo umanamente parlando. Professionalmente no, non ho risentito granché, perché poi lavorando in smart working tutto è abbastanza semplice. A livello creativo, paradossalmente, forse mi ha anche aiutato, perché io trovo concentrazione prevalentemente quando mi isolo. Per me il luogo migliore deputato alla scrittura è una stanza completamente vuota, dove posso fare andare l'immaginazione senza avere distrazioni, senza che il mio occhio cada su qualche cosa di bello o qualche cosa di brutto. Il bello e il brutto bisogna che lo immagini nella mia mente quando lo scrivo. Quindi, no, a livello di scrittura, no, non mi ha creato problemi, anzi, forse mi ha aiutato. Per tutto il resto è stato un disastro. Per tutto adesso è stato un disastro. Come è stato accolto? Il libro è appena uscito, edito nel 2021. Come sono state le prime impressioni? Fortunatamente sono state buone. Chi lo sta leggendo, anche perché, come ti dicevo, è uscito il 25, ufficialmente il 25 di febbraio, quindi è molto sì. poco che si trova. Però le prime impressioni che sono riuscito a cogliere sono state molto favorevoli, sia da parte del pubblico abituato
preferenzialmente a leggere thriller, quindi ad avere storie molto movimentate, molto, molto ricche di colpi di scena, di sorprese, di mistero. Incalzanti. Incalzanti, mi verrebbe come, da scusa? Dire. Incalzanti, come la sinossi, molto incalzante. Certo. E sia da lettori che invece preferiscono la saggistica. Allora, ovviamente il mio non è un saggio, però si parla tantissimo di arte. E, io ho studiato molto la pittura di Bosch prima di accingermi alla scrittura di questo testo, e chi si appassiona all'arte mi ha detto che ha trovato degli spunti davvero molto molto interessanti. E questo mi ha fatto particolarmente piacere, perché al di là del godimento di scrivere una storia, come hai detto tu, incalzante, c'è stata la grandissima gratificazione di scrivere di arte, scrivere della bellezza. E quindi questo mi ha fatto molto molto piacere. E vedi, poi arrivano già dei commenti, l'argomento di questo libro mi suscita molto interesse. Beh, effettivamente c'è da dire, l'arte riesce ad attirare molto, molto l'attenzione, perché c'è molto mistero legato intorno alle opere conosciute e meno conosciute. Basta pensare, tra tutte, la Gioconda di Leonardo da Vinci, che ancora oggi non siamo riusciti a identificare in modo scientifico il paesaggio, il ritratto, la persona. Ci sono ancora mille più interpretazioni e così via. E devo dire che tu hai scelto anche un artista, anche lui molto misterioso. Ecco, senti Roberto, stai già lavorando a qualcos'altro o sono solo pensieri? No, al momento ho un altro romanzo che è in fase di valutazione presso le case editrici. È un po' un punto di unione tra il noir e il thriller. Non è un thriller, non è un noir, ma è un trade union. E poi adesso invece sto scrivendo, in attesa che le case editrici mi diano il loro responso, sto scrivendo invece quello che è un thriller puro. In mente ho una storia un po' più intima, ma è soltanto il fantasma di un'idea, ancora non c'è nulla di definito. Vedremo più avanti. E domanda, tu scrivi a computer o scrivi col taccuino? No, io sono del vecchio stile. Io prendo il mio foglio di carta, di solito prendo un quadernone a quadretti e comincio a scrivere a penna. Le prime due stesure sono fatte sulla carta, dalla terza stesura in poi sono invece fatte a computer. E anche la fase di post-editing è rivista tutta a computer. Però inizialmente la carta mi aiuta molto. Scarabocchio, faccio dei disegnini, delle frecce, cosa che a computer non riuscirei a fare. Penna qualsiasi o prediligi la stilografica? No, non vorrei fare il nome di una marca molto molto famosa, ma puoi farlo, non sei mica in televisione. Uso una Bic di solito blu. Senti, ascolta, ieri abbiamo avuto tra l'altro un interessantissimo incontro con un personaggio nel mondo dell'editoria che aiuta i giovani autori a entrare nel mondo dell'editoria senza prendere bastonata a destra e a sinistra. E mi viene in mente una domanda con cui abbiamo parlato con lei. La tempistica che tu prendi una volta scritta la prima stesura e riprendere in mano per correggere il testo, per una versione definitiva. Quanto tempo e se fai passare del tempo? Allora, tra la prima stesura e la seconda non lascio un attimo di respiro. Stendo, rileggo tutto e al termine della rilettura riscrivo. Fatta la seconda stesura mi comporto nello stesso modo, quindi rileggo tutto e comincio la terza stesura a computer. I tempi, allora, la prima stesura è quella che ai miei tempi veniva chiamata brutta copia, quando si andava a scuola, quando c'erano le immagini in bianco e nero, per intenderci. Quando si andava a scuola si chiamava brutta copia. La brutta copia porta via abbastanza tempo.
Dalla seconda stesura in poi invece i tempi si accorciano perché l'idea è già stata messa sulla carta, bisogna soltanto limare lo stile, mettere a E posto. allora no, sicuramente c'è un tempo lungo. Allora, tra l'ultima stesura e l'invio agli editori, c'è un tempo anche lì, è brevissimo e basta, letta l'ultima volta, la mandi e via. O aspetti del tempo per poi rileggerla prima di mandarla all'editore? No, per quello che riguarda, io adesso non so come si comportano gli altri autori, ma credo che più o meno si agiscono come agisco io. Terminata la quarta stesura, io invio tutto a un'agenzia letteraria. Ah, va bene, fantastico. Che legge, mi dà il suo parere, al termine di questa fase do tutto in mano a un editor, terminata la fase di editing in cui dovrebbe essere stato confezionato in modo definitivo il romanzo, mi ritorna, lo riscrivo le parti che ancora non mi convincono, dopodiché spedisco agli editori, anzi, ci pensa l'agenzia letteraria a farlo. Ok, ho capito. E invece ti è capitato di rileggere dopo tanto tempo un tuo testo? Sì. Che effetto ha fatto? Che effetto hai avuto? Una schioppettata nella testa. Avresti Tanto da voluto dire, portare non posso scrivere. delle correzioni o no? Allora, io adesso mi viene in mente il mio esordio nel campo della narrativa, che era una raccolta di racconti, sette danze francesi. Sì. Avevo, penso, boh, 25, 26 anni, una cosa del genere. Sì, mi sembra più o meno quell'età lì. Rileggendole adesso, sì, non li riscriverei comunque, o non li riscriverei così. Vabbè, lì è passato troppo tempo, però È passato effettivamente. veramente, purtroppo è passato troppo tempo. Un'altra vita, un'altra esperienza, un altro modo di affrontare le cose, anche perché poi Una vivere maturità così, completamente diversa. così tanto tempo è veramente troppo. Senti, Roberto, io ti ringrazio. Visto che la nostra social TV, questo salotto culturale, è dedicato a una frase di Neruda che mi è stata citata sui tavoli quando ero in presenza in galleria, ti senti di dare un messaggio o qual è il tuo motto che quotidianamente comunque ti spinge nello scrivere, nel ricercare, nell'andare avanti in questo periodo un po' particolare? Ma più che un motto è una riflessione. Una riflessione si cala molto sul brutto periodo che stiamo affrontando adesso. Io penso che se sono passate le terrificanti pestilenze del 1300, del 1600, se è passata l'epidemia di spagnola dell'inizio del XX secolo, deve passare anche questa. E Vabbè, per quando forza. passerà, saremo tutti più forti, perché dopo ogni grossa crisi, l'umanità trova il modo di migliorarsi. Quindi io mi faccio forza su un certo ottimismo. Voglio sperare che, passato questo momento, saremo tutti in grado di reagire con più vigore. Allora, noi ricordiamo ovviamente il tuo nuovo neonato, la tua nuova avventura editoriale, La Sindrome di Bosch, Intrecci Edizione, e ovviamente Roberto Bassoli. Senti, come ha detto ai lavori, una tua opinione, la comunicazione di questo periodo sul Covid, come ti sembra essere gestita? Allora, a mio parere, si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di meglio, però si può sempre fare qualche cosa di più e si può sempre fare qualche cosa di meglio. È un momento in cui ci siamo trovati a non sapere bene dove mettere le mani. E mi rendo conto anche che chi è al governo adesso, e lo è stato o quelli che lo sono stato fino a poco tempo fa, abbiano avuto veramente delle grosse, grosse gatte da pelare. Per cui una comunicazione efficace si può sempre fare ancora meglio, ma il momento è difficile. Diciamo che si può veramente fare di più, ma questo sta anche a noi che sentiamo ciò che ci viene comunicato.
prendere ciò che ci viene detto e applicarlo, non soltanto, ah, l'ho sentito, va bene, ok. No, è una cosa che riguarda tutti noi. Quindi ascoltiamo, cerchiamo di capire, cerchiamo di comportarsi nel modo più corretto possibile. Diamo retta alla comunicazione. Va bene, allora Roberto, io ti ringrazio del tuo Grazie. tempo e ovviamente in bocca al lupo anche più avanti e allora avremo modo sicuramente di risentirci per nuove pubblicazioni. Un saluto Speriamo. e una buona giornata. Poi magari in presenza, visto che comunque non sei lontano da Milano. Anzi, verrò molto volentieri nel momento stesso in cui ci libereranno. Sarà un grandissimo piacere venire a trovare. Anzi, se nel momento stesso in cui tutto dovesse andare bene, vorrei partecipare a un evento molto molto carino che è il Book Festival che viene organizzato a Modena. Doveva essere in aprile, ma è stato spostato per ovvi motivi, è stato spostato in giugno. Lì ci sarà sicuramente anche la mia casa editrice, ci sarò anch'io e se vorrai presenziare sarà per me un grandissimo piacere andarci a bere un aperitivo assieme. Volentieri. Ciao Roberto, una buona giornata e grazie del tuo tempo. Ciao. Grazie mille.